Infrazione Salto, la prima edizione di South Ascendance South. Com'è nata questa festa? Questa festa è nata semplicemente perché siamo un gruppo di amici che facciamo già parte del Borgo San Giacomo, allora abbiamo deciso, ma perché non proviamo a mettersi una festa per rallegrare un po' il paese? Quindi parlando un po' tra di noi abbiamo trovato questa collocazione, abbiamo pensato di unire le forze anche con degli amici comuni di San Ponso e è nata questa festa che per noi è stato un successo ed è molto, molto carina. Un ricco programma che si è sviluppato in più giorni. Sì, abbiamo pensato di fare un assaggio molto veloce di 3 giorni dove abbiamo comunque cercato di inserire un po' di spettacoli per bambini e discoteca mobile, un po' di intrattenimento sia per adulti che un po' per tutti, diciamo. Perché siamo passati un po' dalla natura con i pony, alle macchine, in moto, un po' di tutto. Quindi abbiamo cercato nel piccolo di condensare un po' di cose. La festa è stata organizzata in collaborazione con la Proloco di San Ponso? Sì, noi sono un po' di anni che collaboriamo in varie attività tra il torneo di maggio e un po' con loro alla loro festa del Sagra delle Rane. Quindi li abbiamo chiamati e hanno detto perché non venite a darci una mano? E loro hanno risposto positivamente con il loro humor e sono venuti a darci una mano sia con le rane sia con i saltelli, quindi che sono tra virgolette la nostra specialità che utilizziamo spesso e volentieri al torneo di maggio nelle altre festicciole che facciamo normalmente. Quindi prossimo anno seconda edizione? Ma che dici vicepresidente? Sì. Se riusciamo ben volentieri magari cerchiamo di coinvolgere anche un po' più di gente e fare qualcosa di un po' più completo. Stiamo già pensando a qualche nuova idea, vediamo un attimino se riusciamo a metterla su. Comunque sì, l'idea è quella.